Bella raga, permettetevi di dire che siete una palla, davvero. No, scherzo, cazzo. Metto su Instagram una storia in cui smonto il mio vecchio set e nessuno di voi ci crede che sto chiudendo il canale. Vabbè, sarò poco scherzoso io, evidentemente. Comunque, no, non ho chiuso il canale, come potete vedere da tutto. Però, purtroppo, non potrò più registrare i video dove li ho sempre registrati perché mi sono trasferito. Quindi, questo è il nuovo studio. Un po' più scarno, un po' più diverso, spero comunque che vi piaccia. Ma veniamo a noi. Il motivo di questo video sono gli ultimi 2 giorni di corso, 3 anni. Anzi, dedicata all'arrampicata nella Val d'Ambiezza, Dolomiti di Brenta per intenderci, uno dei posti delle Dolomiti che vengono definiti con la roccia migliore in assoluto. Devo dire, per me è stato il battesimo del fuoco perché non avevo mai scalato seriamente in Dolomiti e devo dire che mi sono abbastanza cacato sopra. Prima di procedere con la descrizione della via, di quello che abbiamo fatto, eccetera, eccetera, io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, nonché seguirmi sui miei profili, anche perché a 4.478 iscritti usciranno i video dedicati al cervino. Vorrete mica perderveli? Come sempre ricordo che in descrizione trovate anche il link al sito di DF Sport Specialist che mi sta aiutando nel realizzare tutti questi video, nel fare queste avventure. Ma veniamo a noi. La via in questione che andiamo a trattare oggi è la via Anna alla Torre d'Ambiezza. Via che consiglio, specialmente a chi abita dalle mie parti, di andare in 2 giorni a farla, di modo da arrivare il primo giorno, visto che il viaggio è lungo, la logistica è scomoda. Noi abbiamo preso anche la Jeep per salire fino al Rifugio Agostini. Da qui in circa 20 minuti siete all'attacco e presenta delle vie abbastanza corte, attorno ai 5 tiri, quindi ve li giostrate abbastanza bene in un giorno. Adesso qui ci metto sotto la cavalcata delle Che Valchirie. zaino è Lo sai la strada, vero? Seconda volta che sono assunto col pipipipi. Non lo so. Salvaci, sono lì di tempo per vieni qua che ti do un bacino. E fu così che. E tanto ne ho portata un'altra. Guarda qua, che bello, ce l'ho qui. Guardalo qua, che uomini, fai vedere il bicipite, zio. Minchia Omar, ma quanto sei grosso, Omar! Bene, la mia prima esperienza in Dolomiti, sono strapreso bene. Allora, siamo in Val d'Ambiezza, abbiamo preso la Jeep che ci ha portato fino al rifugio del cacciatore. Adesso stiamo salendo fino circa là dietro, rifugio Agostoni. Poi lasceremo giù gli zaini perché stiamo qui 3 giorni e prendiamo solo la roba per scalare. Oggi Torre d'Ambiezza, che vi indicherò, e domani l'obiettivo è la cima d'Ambiezza, questa qui. Via che, devo dire, come primo approccio dolomitico nel mio caso non è da sottovalutare. Parliamo di una via di quinto grado dolomitico, che quindi, raga, non è 5A manco per il cazzo. E con per le protezioni così come sono, classiche. Le soste però sono fatte molto bene. La via segue una serie di diedri e cammini logici fino ad arrivare in cima alla Torre d'Ambiezza. Da qui poi invece qui si scende sulla normale. Non vi so descrivere ogni singolo tiro perché è un casino. Prima anche la Zulia, tia! Ho fatto un incastro di mano, bagai! Un attimo, allora.
Compriamo un polo blu. Faccio un pendolo della Madonna, figa. Vai più. Donne, Claudio è single e vi porta a fare i giri in moto. Nonne? Nonne e donne. Però sai che bello star con le nonne, ti faranno di quei ragù. Che puttana. Però parti, eh. C'ho in mano nulla. Devo partire più. Sasso! Sei fermato lì, no? No. Era in caduta libera. Ale, cerio, che eleganza! Il passo del giaguaro. Orco zio! Caccio nei denti. Co zio. Duro. Per me sì. Nello specifico però vi dico che il quinto tiro merita davvero tanto, quando proprio si risale questo mega caminone. Occhio ad alcune prese a non tirarle troppo perché siamo in Dolomiti, quindi può succedere di tutto. Sì però zio... Si vede la patacca sullo zaino? Non lo so. Vai tra. Sì, esatto, gli ho detto che il primo giorno non so neanche che faccia abbia suo figlio, quindi... È il mio primo giorno! Ah, la prossima... Aspetta, eh? Sì, sì, vai tranquillo. E qui? Non credo che non parti, sei più veloce, secondo me. Scusa, ne ho mollata una rancida.
Questo è il famoso quarto dolomitico verticale. Mai rinviato, figa, credo non avesse rinviato. Credevo fosse salito senza rinviare. Non mi sono pentito di aver rinviato, adesso sì. Facciamo un botto di attrito. Non fermare perché non riuscivo più andare avanti. Hai fatto una sosta al volo. Sì. Beh, tanto mi sa che. No, sono appena arrivati? Sì, sì, sì. Ho sentito anche Walter, non mi sono arrivato neanche. Attenzione, pericolo. Uscita in vetta. Massimo pericolo qui. La corda che ci incastra. Prove. Shakerando. Tranquilla mamma che sto shakerando. Guarda, di sound è una di stasera. Cioè, la fantasia. Figata però. Un botto di altri torioni. Ecco, però io sto qua se si muove. Minchia zio, ti rendi conto che domani dobbiamo salire di qui? Lì l'esposizione secondo me si sente. Piena parete così. Porca troia. La Fox Stenico passa di qua, prendete, prende quel dietro lì. Bueno, io come sempre spero che abbiate gradito le immagini, spero che di avervi dato qualche idea per andare un giorno a percorrerla. E anche per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!